Oggi scopriremo un altro pezzo dell'associazione Favia Giovane, la raccolta del Banco Alimentare. Ciao Fra. Ciao Anto. Ciao. Benissimo. Ciao. Ciao, avanti. Siete pronti? Andiamo a prendere il pane? Prontissimo. Siamo, dai. Andiamo. Andiamo. Allora Antonella, raccontaci un po' di te. Antonella è una volontaria dell'associazione Favia Giovane. Sì. Raccontaci un po' come ti è venuta l'idea di fare la volontaria. Ho passato un brutto periodo, ero un po' depressa, ho incontrato te e mi hai detto perché non vieni a fare un po' di volontariato a Favia Giovane. E sono veramente contenta perché è una cosa bella, mi fa stare bene, sono a contatto con tanti ragazzini e ti fa venire la voglia di essere allegra, di essere più attiva durante il giorno. Però nello specifico tu ti occupi della colletta alimentare. Sì. Quindi sei a contatto anche con una realtà un po' diversa. Sì. Che non è quello del classico mondo del bambino. Sì, infatti quando sono venuta sia per la colletta alimentare che per il pane non pensavo veramente che ci fosse tanta gente che aveva bisogno così. E mi fa piacere, tu devi vedere quando incontro ste nonnine, queste persone per Favia, ti riconoscono poi con la mia macchina. E insieme a Antonella abbiamo recuperato anche Martina. Okay, tu Martina cosa ci vuoi dire? Io sono Martina, sono la figlia di Antonella e durante la settimana sono quasi sempre in università perché studio antropologia e sociologia. Però il venerdì, che è un giorno abbastanza tranquillo, l'idea di passare del tempo insieme facendo volontariato mi piaceva, perché è vero, abbiamo passato un brutto momento e fare del bene per gli altri insieme mi sembrava l'idea giusta per sentirsi un po' più unite. Anche perché poi a fine giornata, quando finiamo la colletta alimentare o la distribuzione del pane, ti senti bene perché sei contento di aver dato a queste persone che hanno bisogno un qualcosa in più, un aiuto, che magari anche solo un litro d'olio, però è un aiuto. Poi incontri tante persone, conosci tante storie di vita, è bello. Siamo arrivati al gigante di Rivarolo, il supermercato che ci è stato assegnato dal Banco Alimentare per la raccolta durante la settimana dei prodotti freschi che poi vengono distribuiti alle famiglie bisognose. Del pane che ci consegnano, la quantità, ci fanno mettere la macchina, la targa e il nome del volontario che va a ritirare il prodotto. In più, una volta al mese tutte queste fatture vengono prese e portate alla Caritas, così loro hanno tutta la storia, tutto il trasporto del prodotto fresco che noi andiamo a prendere. Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Favia, oggi andiamo a recuperare tutti gli alimenti che il Banco Alimentare ci dona una volta al mese da distribuire alle famiglie bisognose. Allora, oggi conosciamo uno dei nostri volontari della Protezione Civile del Comune di Favia che si è reso disponibile a darci una mano in questo progetto. Hai voglia di raccontarci qualcosa di te, chi sei, un po' la tua storia da volontario? Io mi chiamo Doris Gandiglio, faccio parte del gruppo della Protezione Civile da circa 4-5 anni. Mi occupo di piccoli lavoretti per il comune, dalla gestione dei documenti negli uffici al trasporto di anziani e ammalati agli ospedali, oggi per il Banco Alimentare, dedico una parte del mio tempo alla comunità. Grazie ai volontari della Protezione Civile anche durante l'anno viene fatta la raccolta del Banco Alimentare a livello nazionale, quindi la colletta degli alimenti che di solito avviene nel mese di ottobre-novembre. Eccoci arrivati nella sede operativa del Banco Alimentare.
Adesso andiamo a ritirare i documenti e a timbrarli. L'unione con la forza e il gruppo di Foglio Giovane dà una mano anche al comune di Levone e di Balvania. E come vedete, una volta che abbiamo caricato i prodotti del Banco Alimentare e portati a Favia, li distribuiamo e li consegniamo ai volontari degli altri due comuni. Grazie all'impegno di tutti questi volontari, e non solo loro, come avete visto, sono tante le persone dietro al Banco Alimentare, riusciamo a dare un po' di aiuto alle famiglie bisognose del paese. Quello che ci tengo a precisare è che tutto quello che si fa gratuitamente, col cuore, e tutte le famiglie che sono interessate al Banco Alimentare possono fare richieste d'aiuto tramite l'assistente sociale e presentando semplicemente il proprio ISEE, il proprio certificato di famiglia, può essere aiutato dalla nostra associazione. Inoltre colgo l'occasione per invitare tutti coloro che volessero darci una mano e venire in associazione Foglio Giovane.